Così come a Catania, il notaresco batte in rimonta 2-1 il Pineto nel derbissimo del Mariani Pavone e vince anche in campionato la prima partita dopo la Coppa nel 4-2-3-1 di Amaolo. Out per infortunio della quercia sulla fascia, agisce Pierpaoli, in mediana con Paoli c'è D'Angelo, Tomassini vince il ballottaggio in avanti con Olcese, mentre l'ex Salvatori parte dalla panchina. 4-3-3 per mister Massimo Epifani, che schiera Sciba tra i pali, fa esordire dal primo minuto il 2003 Sorrini in difesa, in campo anche gli ex Speranza e Bianciardi. Il tridente d'attacco è composto da Banegas, Dos Santos e Cancelli. Si gioca davanti a 150 tifosi locali e 50 giunti dalla vicina Notaresco. Ad approcciare meglio la contesa sono i locali, che alla prima vera occasione utile sbloccano il risultato. All'ottavo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Nicolao, Ciarcelluti centra la traversa e Pierpaoli, ben appostato, ribadisce in rete firmando il primo gol biancazzurro della nuova stagione. La reazione del Notaresco al minuto 20 passa dai piedi di Cancelli, che con un velenoso rasoterra lambisce il palo. La gara è godibile tra due formazioni che rispondono colpo su colpo. Doppia occasione in due minuti per i locali. Al 23esimo Verdesi si invola sulla fascia e prova a servire Tomassini in area, ma su di lui fa buona guardia Colombatti. Un minuto più tardi, ancora su un angolo di Nicolao, Tomassini, ostacolato, non ci arriva e si lamenta per una trattenuta. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara. Dal possibile raddoppio biancazzurro così si passa al pareggio rossoblu. Ancora Cancelli dalla sinistra mette in area una sorta di tiro cross. Mercorelli non trattiene la sfera, carambola sul palo e varca la linea per l'1-1 ospite. Il Pineto chiude in attacco il primo tempo. Al 38esimo scambio tra Palumbo e Paoli, che se ne va in contropiede. Colombatti interviene fallosamente su Palumbo. Il direttore di gara non concede il vantaggio tra le proteste pinetesi e ammonisce il difensore rossoblu. Ultimo acuto al 46esimo con Pepe, che svetta più in alto di tutti ma non riesce a impattare bene la sfera, che termina al lato. Nel secondo tempo Notaresco, che torna in campo con un altro piglio e più motivato, sfiora il vantaggio già al nono, quando un ottimo Nicolao fa un grande intervento in scivolata su Frulla. Ma gli ospiti crescono e al 14esimo firmano il sorpasso con una ripartenza fulminante. Bella azione corale dei rossoblù in contropiede, lo scambio Banegas, Cancelli, Lattarulo, con quest'ultimo che vede Dos Santos in area, il cross con il contagiri per il centravanti, che di rapina non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Serie di cambi quindi per Amaolo, che prova a ridisegnare la squadra sostituendo Pierpaoli, Ciarcelluti, Orlando e Palumbo con Serra, Olcese, Bugaro ed Esposito. E proprio quest'ultimo al 24esimo sfiora il pareggio locale, centrando la traversa da posizione defilata. Al 29esimo spazio anche per l'ex capitano del Notaresco Salvatori, che rileva Tomassini, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco dopo un tentativo di intercettare un profondo cross dalla destra, ma il Notaresco controlla il risultato senza strafare e non corre praticamente più rischi. Al 37esimo è buona l'intenzione di Bugaro, che prova a servire Olcese, ma Sciba è attento e blocca in uscita. Dopo 5 minuti di recupero così è il Notaresco a gioire sotto la pioggia incessante del Mariani Pavone. Qualche errore di troppo condanna la squadra di Amaolo, che nonostante la buona prestazione rimane a bocca asciutta e si appresta ad affrontare il secondo derby stagionale contro il Castelnuovo. Momento d'oro per il Notaresco di Epifani, che dopo la vittoria al Cibali di Catania mercoledì dovrà affrontare il Pescara all'Adriatico Cornacchia in una storica giornata di Coppa. Mister Amaolo, il Pineto aveva approcciato bene questa partita, poi qualche errore di troppo sui due gol del Notaresco. Che cosa non ha funzionato? Ma ecco, sì, sui due gol sicuramente qualche errore abbiamo fatto. Però per quanto riguarda la prestazione, la squadra ha fatto un'ottima prestazione, ha provato a giocare sotto la pioggia, non era facile, il campo era bagnato, però abbiamo gestito anche bene il possesso palla e siamo stati pericolosi in diverse circostanze. Certo, è duro accettare, ecco, la sconfitta, che è venuta, ecco, da due errori
da parte nostra. La squadra ha creato tanto, forse dovevamo essere un po' più cattivi sotto porta. Abbiamo messo tante volte la palla dentro un'area di rigore e non abbiamo trovato mai la diversione vincente. Però come volume di gioco la squadra ha fatto una buona partita e sicuramente meritava almeno il pareggio. Domenica prossima un campo nuovo, un altro derby contro il Castelnuovo, che tra l'altro oggi, se non mi sbaglio, ha vinto. Sì, ma la Serie D penso che ormai la conoscete anche voi, perché tanto no, partite facili non esistono. Tutte le domeniche bisogna interpretare la partita e giocarla nel modo migliore, cercando adesso di curare i particolari e dare un'interpretazione giusta alla gara. Siamo andati in svantaggio, siamo partiti i primi 10 minuti, quarto d'ora non all'altezza di come siamo, ma poi dopo il gol abbiamo avuto una grande reazione, ma giocando bene nonostante il campo era bagnato, e sono contento per i ragazzi, perché la mia preoccupazione più grande oggi era la partita di mercoledì, perché vincere a Catania ti fa andare sulle stelle. E il viaggio di ritorno molto lungo in pullman, la mia preoccupazione più grande era la tenuta della partita. Invece hanno dimostrato veramente grande testa, grande voglia di fare. E la seconda volta che andiamo sotto abbiamo ribaltato il risultato, l'abbiamo tenuto nonostante eravamo stanchi gli ultimi 10 minuti. Sono contento perché anche abbiamo incontrato, secondo me, una squadra forte che lotterà sicuramente per il vertice. Però anche noi saremo lì e cercheremo di dare battaglia fino alla fine, perché anche noi siamo una squadra forte. Quando torni all'Adriatico in una partita ufficiale, credo che è qualcosa di importante. Ce lo siamo andati a prendere a Catania, i ragazzi erano contentissimi a fine partita perché andavamo proprio a Pescara, quando la squadra abruzzese come noi, per loro è un sogno e ce la viviamo come un sogno. Andiamo a Pescara, sarà una festa sicuramente per tutti, dal presidente, i direttori, la società, tutti quanti. Perché è un evento storico che rimarrà impresso negli annali del Notaresco. E quello che verrà il risultato è secondo me un secondo piano. E quindi ce la viviamo così, sapendo che sarà una grande festa e se la devono godere, perché deve essere bello dalla mattina quando partiamo fino a quando finirà la partita.